Milano TV, ben trovati. Questa sera siamo all'Agriturismo Le Quiete Dimore per celebrare i 15 anni di attività di Ad Hoc Immobiliare di Fano. Il motivo di questo festeggiamento non è tanto il traguardo temporale, bensì il traguardo professionale raggiunto, grazie ad un elemento differenziante, ovvero la nuova concezione dell'immobiliare. Grazie a ciò, Ad Hoc si distingue da una qualsiasi agenzia immobiliare, diventando per l'appunto un'azienda strutturata con una forte specializzazione nelle varie competenze. Si avvale di un team che coopera in un forte lavoro di squadra, orientandosi verso una politica di reinvestimento delle risorse nei vari settori, naturalmente, e nei servizi. Ci faremo raccontare questa bella storia dai protagonisti, quindi seguiteci perché ve li voglio far conoscere. Valentina, 15 anni fa entri a far parte del mondo della compravendita, ma le cose accadute sono tante. Ci racconti un po' la tua storia? Sì, allora sono Valentina Mosca, sono la cofondatrice e cotitolare dell'agenzia immobiliare Ad Hoc. In effetti Ad Hoc Immobiliare nasce 15 anni fa. Oggi è una giornata particolare perché sto rivivendo proprio tutta l'emozione di quei giorni, no? Di quando abbiamo aperto l'ufficio che a quell'epoca era in via Garibaldi. Noi ci siamo entrati nel mercato immobiliare andando a prendere un settore di nicchia, quindi abbiamo scelto di specializzarci nelle locazioni immobiliari e nella gestione del patrimonio immobiliare. È stata una scelta che sicuramente derivava anche dalle mie precedenti esperienze e formazioni lavorative e anche un po' per la passione, perché la gestione comunque dei patrimoni immobiliari mi ha sempre affascinato. Sicuramente era un ambito nel settore immobiliare che non era particolarmente seguito in quel momento, perché gli operatori del settore comunque erano focalizzati nelle compravendite, era un momento di grande espansione delle compravendite, e quindi questa particolarità è stata sicuramente un'opportunità per noi. Questo ci ha permesso di entrare proprio all'interno delle famiglie, di acquisire la fiducia che molte famiglie ci hanno dato. E siamo entrati un po' in punta di piedi, no? Nel tempo le persone ci hanno messo alla prova, mi hanno messo alla prova, ero una ragazzina, avevo 26 anni, quindi sicuramente le persone mi hanno testato, ok? E devo dire che, insomma, fortunatamente questo test è stato positivo, perché oggi a vedere quante persone sono qua con noi comunque a festeggiare questa ricorrenza, questi 15 anni, è bello, fa piacere, insomma. Ti avvali di un team molto interessante, di una squadra forte, tra l'altro. Sì, esatto. Abbiamo sicuramente il nostro fiore all'occhiello è la sinergia. Lavoriamo in squadra, siamo al momento 11 persone, sono previsti nuovi ingressi già a partire da gennaio dell'anno prossimo, e abbiamo deciso di creare un team con competenze specifiche, quindi tutte le persone che sono state selezionate non tanto per l'esperienza in ambito immobiliare, ma per la singola esperienza nell'ambito specifico che avrebbero dovuto trattare in azienda. Quindi abbiamo deciso di fare questo passo in avanti, dando importanza alle competenze verticali per creare un lavoro di squadra e portare un servizio di alta qualità. Insomma, cerchiamo di migliorarci continuamente, un servizio di alta qualità ai nostri clienti. A chi dedichiamo allora questa festa per i 15 anni di Ad Hoc? Allora, questa festa la voglio dedicare sicuramente ai miei genitori, che mi hanno 15 anni fa hanno dimostrato di avere una grandissima fiducia in me, mi hanno supportato in tutti i modi possibili in questo mio sogno. La dedico a mio marito, che è il mio la mente dell'agenzia, colui che ha quando è arrivato creato veramente fatto la differenza in agenzia. La dedico a mio figlio, a Sebastiano, che in questi anni ha sicuramente risentito un po' la mia assenza, perché come tutte le mamme lavoratrici e anche imprenditrici, sicuramente il tempo che dedichiamo al nostro lavoro è tanto e lo togliamo a lui.
però lui è riuscito a comprendere nel suo piccolo, in quello che poteva, insomma, questa cosa. Quindi la dedico a tutti loro e alla nostra squadra. Veramente un senso di gratitudine che ho nei confronti di voi tutti, come clienti, come partner e anche come amici. Valentina è stata 15 anni fa la generatrice di tutto questo, no? Il seme l'ha messo lei. E quindi sicuramente mi sento di dirle un grazie, per tutto quello che poi dal 2015 insieme abbiamo iniziato a costruire. Nel 2015 ad hoc immobiliare approda Simone, il cosiddetto fuori settore, perché tu provieni dal mondo della meccanica di precisione applicata nel racing, nei motori sportivi e quant'altro, nonché marito di Valentina. E vorrei sapere come nasce questa tua vocazione professionale. Allora, la vocazione è stato una scoperta, un incontro inaspettato, perché in realtà quando ci siamo conosciuti con Valentina, lei mi disse una sera: ma sai, chissà, magari un giorno lavoreremo insieme. Io ho detto: ma tu sei pazza, assolutamente non ci penso neanche. E poi invece, conoscendo un po' questo settore, questo ambiente, vedendo anche la passione che Valentina metteva nel lavoro, ho ceduto a uno stimolo che sentivo molto forte in quel periodo, che era quello di esplorare il mondo imprenditoriale. Quindi l'imprenditoria in genere era una cosa che mi stava stimolando tanto, e nell'immobiliare ho riconosciuto un'opportunità, in Valentina ho riconosciuto la possibilità di dare forma a qualcosa di realmente concreto. Quindi da lì è nato tutto quanto. Ti chiedo anche perché avete sentito proprio la necessità di evolvere un po' e far evolvere la concezione dell'immobiliare. Bene, allora, questo è derivato da un fortissimo malessere che io ho provato quando ho iniziato questo lavoro. Chiaramente ero totalmente senza esperienza e quindi questa cosa mi metteva molto a mio agio. Nel mio lavoro ero una colonna portante dell'azienda, quindi chiaramente mi sono trovato a non avere più una personalità dal punto di vista professionale. E ho iniziato a provare un fortissimo disagio relazionandomi con i clienti, perché sentivo di non stare apportando un valore aggiunto, cioè mi sentivo inutile in buona sostanza. Cioè il fatto di accompagnare un cliente a visitare una casa piuttosto che a fare un contratto di locazione mi sembrava alla fine un qualche cosa quasi di, non di superficiale ma di superficie. Non percepivo il valore aggiunto concreto del mio operato. E ho visto che mancava realmente, concretamente, un sistema di lavoro, una standardizzazione di procedure, e cosa che invece era il mio pane quotidiano nel mio lavoro di origine. E quindi ho riadattato quella che era la mia forma mentis e la mia formazione professionale in questo ambito. E so che ci sono anche degli importanti progetti futuri, puoi anticiparci? Allora, sui generis, nel senso che quello che ogni imprenditore deve fare, a mio avviso, è un mio punto di vista, è adattarsi al momento e poi prendere delle decisioni. Non è detto che tutto il cambiamento sia da accogliere a braccia aperte. Sicuramente ci sono, nell'innovazione, nella modernità dei sistemi, tanti spunti positivi, ma come ho detto prima, l'abilità per quello che riguarda il progetto di immobiliare ad hoc sarà quella di innovare o cavalcare l'onda dell'innovazione, perché poi non è che abbiamo inventato noi dei meccanismi, sono cose, diciamo, appannaggio un po' di tutti quanti, ma applicare questa tecnologia mantenendo la vicinanza alle persone, questa sarà la vera sfida. Quindi una personalità comunque imprenditoriale vicina alle persone, questa è la nostra sfida. Uno dei focus di Ad Hoc è proprio il lavoro di squadra, e quindi vogliamo saperne di più anche in tal senso. Certo, io sono Chiara e sono un agente ad hoc. Insieme ai miei colleghi siamo proprio le persone e gli addetti dell'aspetto del ramo commerciale, e quindi siamo attivi sulla provincia, sia in città di Pesaro che di Fano e tutto l'Interland,
per essere al servizio dei nostri clienti nelle compravendite, nelle locazioni e quindi tutto l'aspetto immobiliare. Mi piace fare un parallelismo pensando ad Adhoc. Ci sentiamo, parlo anche per i miei colleghi, ci sentiamo come degli orchestrali. Ognuno di noi si impegna tantissimo per ottenere veramente la massima performance, quindi studiamo, lavoriamo e ci formiamo costantemente per raggiungere sempre il miglior livello, proprio come fanno gli orchestrali che fanno parte di un'orchestra. Ciascuno di noi con le proprie caratteristiche, le proprie personalità, dà un grande contributo alla nostra orchestra, crea l'armonia che ci contraddistingue. Chiaramente abbiamo due direttori d'orchestra d'eccezione, quindi Valentina e Simone, che fanno veramente del nostro gruppo un gruppo coeso, unito e che insomma ci auguriamo sia veramente il nostro segno distintivo, proprio questa armonia che trafela nelle nostre azioni e nel nostro mood, come lo chiamiamo noi. Ora, tu sei stata la prima ad essere inserita nella creazione del team di Adhoc, quindi puoi raccontarci tutti i retroscena che nessuno può sapere. Esatto, sì, sono stata proprio la prima. Quando ho conosciuto Simone e Valentina li conoscevo soltanto da cliente. Poi quando ho avuto occasione di conoscerli anche in ambito professionale, sono subito rimasta affascinata da questo loro progetto di realizzazione di questa crescita. Loro si sono avvicinati a me, hanno diciamo scelto me per quanto riguarda la mia esperienza passata in ambito amministrativo, perché appunto ritenevano giusto avere insieme a loro una figura che potesse ecco, fare il ruolo d'amministrazione. Il ricordo più bello di questi 15 anni? Ogni giorno passato con Simone e Valentina, perché io mi sento davvero protagonista e parte attiva di questo gruppo, di questa squadra, perché veniamo coinvolti in tutto, in qualsiasi scelta, e insieme definiamo quali devono essere gli obiettivi e quali sono stati e quali dovranno essere gli obiettivi per la realizzazione di tutto questo. E ho il piacere di presentarvi Ottavia, una cliente fedelissima di Adhoc. Ci racconti un po' come li hai conosciuti? Certo, io ho conosciuto Adhoc 3 anni fa, ero a Venezia, cercavo casa a Fano perché dovevo raggiungere mio marito che era appunto a Fano per lavoro, chiuso in un albergo. Avevo un bimbo di 3 mesi e avevo chiamato praticamente tutte le agenzie di Fano. Considerate che non avevo mai visto Fano neanche sulla cartina geografica, quindi considerate la difficoltà. Dopo una serie di tentativi non appunto di successo, chiamo Adhoc e mi risponde Simone. Quello che mi ha colpito di Simone è che non era tanto interessato a capire quale casa stavo cercando, ma perché stavo cercando casa. Si è molto affezionato alla mia storia e mi ha aiutato tantissimo proprio al voler, sentiva che volevo assolutamente ricongiungere mio marito e quindi ha accolto la mia esigenza ascoltandomi profondamente e nell'arco di un paio di giorni mi ha trovato casa. Io sono riuscita a raggiungere mio marito con mio figlio di 3 mesi ed era assolutamente la mia casa, perché oggi dopo 3 anni di affitto stiamo acquistando proprio quella casa. Io ho scelto per la vita e ho scelto Adhoc. In rappresentanza della sua categoria le chiederei di fare brevemente una sorta di statistica sulla realtà dell'immobiliare oggi. Sì. La realtà dell'immobiliare e delle agenzie immobiliari negli ultimi anni è cambiata e si è evoluta in senso direi assolutamente positivo, e cioè è aumentata la professionalità, la competenza degli agenti immobiliari in generale. Una volta gli agenti immobiliari erano dei meri sensali che mettevano in contatto due più parti senza entrare poi nel tecnico. Ora negli anni abbiamo avuto una crescita della professionalità, delle competenze specifiche di tutti i settori e anche in quelle delle agenzie immobiliari,
che sono quindi, hanno acquisito delle preparazioni ulteriori rispetto a quelle di base, come il catastale, l'urbanistico, il fiscale, il giuridico. Ovviamente sono a stretto contatto con i notai che seguono poi dal punto di vista tecnico, giuridico e fiscale la pratica. Però avere al fianco del notariato un'agenzia sempre più informata, sempre più preparata, sempre più professionale è una ricchezza, un valore aggiunto per i clienti, quindi chi compra casa innanzitutto e anche chi la vende e anche per i notai stessi. Un'altra coppia a testimoniare l'esperienza, a vedere dalle facce direi proprio positiva, con Ad Hoc. Sì, molto positiva, sai, quando si contatta un'agenzia immobiliare si ha sempre un sogno, quello di vendere o quello di comprare. Il bello di questa agenzia è che al giorno che si va dal notaio a stipulare o la vendita o l'acquisto, e loro sono più emozionati di noi e hanno raggiunto un sogno quasi più grande del nostro, e questo fa di loro una cosa speciale, molto. E hanno una marcia in più proprio per questo, l'emozione che ci mettono e la competenza e tutto il lavoro che fanno, e su questo a me mi hanno anche emozionato a volte, quindi sono molto contento di questa esperienza che ho avuto. Io ho acquistato e poi ho venduto con loro e ti dirò che dai, molto molto bello, e sono soddisfatto e faccio i complimenti alla Valentina e tutti i suoi collaboratori, Simone, ma specialmente alla Valentina perché è la persona che ho avuto direttamente il rapporto. Ecco. Sicuramente è un valore aggiunto sia per l'agenzia sia per il cliente. Assolutamente, FIAIP è un sinonimo di tranquillità e sicurezza sia per il cliente, soprattutto acquirente e venditore, ma è anche un sinonimo di sicurezza e tranquillità per gli associati, quindi gli agenti immobiliari, perché la federazione dà la possibilità di dare una formazione costante e continua a tutti i nostri associati, tutti gli agenti immobiliari, e crea questa sinergia che permette la crescita agli agenti immobiliari per migliorare, ottenere sempre risultati migliori in tranquillità e sicurezza per i clienti, questo sicuramente. Come si è evoluto secondo lei in questi anni il mondo dell'immobiliare? Si è sempre di più specializzato, negli anni il mondo immobiliare è cambiato con la velocità del tempo che è andata a comprimersi, perché è tutto molto più veloce, siamo passati tutto al digitale, alla trasformazione, quindi si è trasformato anche la compravendita, il modo di comprare e vendere case, e grazie alla federazione gli agenti immobiliari sono sempre rimasti al passo con le tecniche e la tecnologia per riuscire a presentare sempre meglio gli immobili ai clienti e garantire una sicurezza e tranquillità agli acquirenti e ai venditori. Sono mutate, e se sì in che modo, anche le richieste? Sì, soprattutto nell'ultimo periodo, uscendo dal Covid, la richiesta da parte degli acquirenti, dove la modalità di vivere la casa è cambiata, hanno rivisto la casa come un luogo sicuro di tranquillità, ma anche più spazio, più zone utili per vivere la casa stessa. Quindi è cambiato rispetto a qualche anno fa, come dicevo prima, i tempi cambiano e il costante continuo cambiamento può portare a trasformazioni sempre. Io faccio bambole. Perché dopo 32 anni di carriera, sono andata in pensione da un anno e mezzo, non sono capace di stare ferma, faccio bambole in stoffa. E donerò queste bambole, che faccio solo io, non ho altre persone che mi aiutano, al Salesi per una raccolta fondi. Loro si chiamano le giuggiole, saranno un ricordo della mia mamma, che non c'è più. Valentina, Valeria e Samuele sono stati carinissime ad accogliere questo mio desiderio, quindi lei è una farfalla che arriva al posto della farfalla che se n'è andata, quindi mi raccomando, quando le vedrete è un regalo carinissimo, sono tutte fatte a mano e ricordatevi della farfalla. Grazie a tutti. Un sodalizio importante, fondamentale, quello con il Salesi di Ancona. Io vorrei sapere quando e come nasce questa partnership. Questa partnership nasce quasi per caso, in realtà perché noi siamo stati, io personalmente, con la mia famiglia siamo stati clienti, abbiamo comprato la nostra casa in campagna, qui a Fano, a Cucurano, proprio da Valentina e Simone, una casa che poi è diventata anche la sede delle videococcole, quindi le trasmissioni, le attività che abbiamo fatto proprio per la Fondazione Salesi durante la pandemia.
quindi una volta a settimana facevamo dei video ambientati nella campagna fanese, in questa casa bellissima che abbiamo potuto comprare proprio grazie a Valentina e Simone. Mi piace raccontare al pubblico a casa le attività e le iniziative importanti, anche una raccolta fondi a scopo benefico, perché veramente merita di essere raccontato quello che accade in un mondo come quello degli ospedali, che però per i più piccoli può diventare anche un mondo fatato, concedetemi questa parola. Sì, noi cerchiamo di fare proprio questo, ho trovato il termine giusto, cerchiamo di trasformare quella che è un'esperienza ovviamente negativa, come quella della malattia e anche della cura, perché a volte per i bambini la terapia può essere più pesante della malattia stessa, e come per i bambini anche per i loro genitori. Noi cerchiamo appunto di trasformare in maniera magica, in maniera fatata, in maniera sorprendente, a volte in maniera anche tecnologica, utilizzando appunto i nostri robot, tenera con i nostri cuccioli, con i cani della Pet Therapy, cerchiamo di trasformare questa esperienza in qualcosa di divertente, sorprendente, di nuovo ogni giorno, di diverso da quello che i bambini si aspettano. Cerchiamo di ricordare ai bambini che sono dei bambini, quindi che sono nati per divertirsi, nati per giocare, nati per imparare. I genitori vedono i bambini divertirsi, sorridere, e i genitori tornano a sorridere. In questo modo per i bambini è più semplice il processo di guarigione, il processo di cura. E noi ecco facciamo questo piccolo switch, questo piccolo passaggio da un circolo di tristezza, dolore e depressione a un circolo di positività. Tra l'altro Valentina e Simone sono anche loro genitori, quindi ecco questo sodalizio, questa unione diventa ancora più imponente e più importante. Grazie per la tua testimonianza, per la tua collaborazione, e grazie a tutte le persone che insomma come te svolgono questo lavoro e questo ruolo davvero prezioso. Grazie a voi, grazie a Valentina e Simone per averci scelto come partner per questo anniversario, e auguriamo a loro tanta fortuna, e l'auguriamo anche a tutti voi, insomma a tutte le nostre famiglie, alle famiglie in ascolto. Ecco. E soprattutto ai piccoli del Salesi e alle rispettive famiglie. Grazie, grazie mille. Davvero una festa emozionante, piena di entusiasmo da parte dei protagonisti e anche da parte di tutti gli invitati, che hanno espresso tanta stima e soprattutto il loro affetto. Grazie a voi dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.